You are ready for the party! Benvenuti, cari amici, cari telespettatori su Iris TV, Irina Tirdea per voi, lezioni di stile. A breve, proprio a breve, inizia il nostro concerto live di musica con delle grandi artiste, artiste Das allo specchio, un invitato speciale. Così come vi ho promesso, Joe Squillo sarà con noi. Quindi tutti sintonizzati dalle 18 su Iris TV. Mi raccomando, guardate tutte le indicazioni per poter sviluppare l'applicazione di Zoom per poter vedere il nostro concerto live. E mi raccomando, non scordatevi una piccola donazione per le nostre artiste. Quindi state con noi perché a breve comincia il divertimento. Ciao, a dopo! E ovviamente possiamo dire grazie a tutte le persone che sono qui oggi, amici e anche persone che non conosciamo. Ho voluto proprio col cuore questo concerto perché sapete tutti il momento che stiamo vivendo e quindi avevo proprio il desiderio di aiutare il mondo della musica e partendo da me, ovviamente, ho coinvolto il gruppo delle mie colleghe artiste che man mano si presenteranno e canteranno in questo bellissimo concerto intitolato Artiste Das allo specchio, e man mano si presenteranno e diranno la loro, e quindi le ho coinvolte in questo progetto che andrà avanti sicuramente, coinvolgendo sempre più artisti, sia del nostro gruppo che non del nostro gruppo, per ovviamente raccogliere fondi, non solo raccogliere fondi. E ricordo che c'è l'IBAN che scorre, penso, non lo so, comunque ce l'avete tutti, per raccogliere fondi, ma principalmente per cantare, esibirsi, perché abbiamo bisogno di cantare e mandare avanti lo spettacolo. Ok? Io farei di nuovo un applauso a tutti con le mani, così ce la fate, muti? Ok? Allora, io partirei con lo spettacolo. Inizio io con un brano dedicatissimo alle donne. Lo voglio dedicare a tutte le mie colleghe artiste che hanno partecipato oggi, ma non solo, a tutte le donne che ci sono. Alla Jo Squillo, che dopo questo brano gli daremo la parola, se c'è ancora, che potrà dire qualcosa anche lei sulle donne. O se vuole parlare adesso, che poi va via, per me può anche parlare adesso, Jo. Vediamo se possiamo dargli la parola subito, che ci ha fatto questo grande regalo di essere qui con noi perché lei è presissima, è veramente sempre, sempre in diretta che sostenere anche lei il mondo della musica. Penso che ci sia ancora, perché ne abbiamo tante. Allora, volevo dire ancora, le Das, non so, Luisa, vuoi dire qualcosa? Eventualmente ti puoi togliere tu il microfono da sola? Luisa, Mischetti? vai, canto Vai! io, vai. Intanto che la Jo riappare. Luisa? Succede? Luisa? Ecco, aspetta. Hai un ritorno! Bisogna abbassare un po' Abbassa il il microfono del telefono, cos'hai? Fai con questo. No, va bene, niente, chiudi, grazie. Chiudi, grazie. Non puoi, la Jo l'hai trovata? Jo Squillo. Eccola, vediamo. Ok, Jo, vuoi parlare subito perché so che sei impegnatissima? Ciao. Eccoti Allora, qua, ciao Jo, grazie per essere qui. Fantastica, veramente. Vuoi dire due parole? Vuoi dire due parole, grazie. ma certo, ovviamente voi sapete che, insomma, oltre a essere un'artista, sono una donna, quindi sempre impegnati su diversi fronti. In questo momento di, come dire, di chiusura totale alla creatività, a quello che è anche una sorta di libertà di azione, siamo un po' tutti agli arresti domiciliari, quindi in questo momento, da 2 mesi a questa parte, dopo essere stata anch'io presa dal, come dire, dalla realtà irreale, virtuale di questa quarantena, ho cercato di darmi da fare, però ecco. Credo che gli artisti siano stati un po' i più penalizzati, no? Perché già a febbraio siamo stati fermati e comunque siamo stati
impossibilitati nel svolgere il lavoro. Adesso parlo per quanto mi riguarda, ovviamente, perché anch'io ho le mie ballerine, la mia tournée, quindi i miei concerti che sono ovviamente tutti saltati, annullati e cancellati, a differenza di alcuni lavori che magari si possono in qualche modo riprendere. Credo che nel nostro caso, nel lavoro degli artisti, sia molto difficile riprendere. In più non c'è una visione, non c'è una visione futura oggi di quello che potremo fare, di quello che sarà il domani per noi. Quindi partendo da gennaio, perché poi diciamo che gennaio per gli artisti non è che sia un gran mese, come dire, dal punto di vista lavorativo di guadagno efficace. Penso a quegli artisti che vivono dello stipendio mensile, no? Beh, penso ai chitarristi del piano bar, penso ai DJ, insomma, chi mette musica, agli attori, ai teatranti, agli attori. Penso a tutte quelle manovalanze che fanno parte di quel meraviglioso settore della cultura, perché comunque l'arte è essere artisti e fare musica io credo che sia una delle cose più importanti per il nutrimento dell'anima, cioè la musica, la pittura, la scrittura, sono tutte forme di nutrimento. Allora, come andiamo al supermercato, lo facciamo nomi, però dall'Esselunga al Gigante, dobbiamo anche andare dagli artisti, voglio dire, regolamentare una qualche modo per poter vedere i concerti, gli spettacoli, assistere al live, sentire queste vibrazioni, perché noi praticamente, diciamoci la verità, siamo 2 mesi che viviamo di vibrazioni negative, perché in casa, immagino anche una persona da sola, a meno che tu hai una casa bella, per fortuna io ho un terrazzo, però voglio dire, anche lì è sempre molto limitato, sei sola, hai bisogno comunque di questa forma di energia solare, energia salutare, vibrazionale, che tiene alto le difese immunitarie, no? Ecco perché mi sono un po' inventata Joe in the House, questo bellissima. E noi balliamo, no? Sei energia pura, veramente, sei energia pura, te lo dico proprio di cuore, grazie Joe, veramente. Poi tu fai anche tante cose per le donne, quindi sei una grande, hai un'associazione, insomma, anche tu fai contro la violenza per le donne, quindi fai tantissimi eventi. E noi vogliamo partecipare ai tuoi eventi prossimamente, se tu ci dai questo onore di partecipare. Mi fa molto piacere. Ok. Perché grazie. È proprio nato proprio con questo intento. Grazie, grazie Gio. Io non voglio portarti via altro tempo. Se vuoi anche perché a noi mi fa piacere. Una forza di unire tutti. Grazie Luisa. Tanti baci a tutti. Grazie, belli, Gio, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Stasera alle 22. Va bene, Gio, ciao. Ci vedremo tutti. Grazie. Ciao. Beh, è stato fantastico averla con noi e insomma, che sostiene le donne, perché lei lo fa sempre nella vita. Allora, io partirei con un brano che appunto dicevo prima voglio dedicare alle donne. Adesso il mio fantastico Emanuele mi mette la mia schermata base e questa canzone è una canzone che ha ripreso la Pausini in italiano, però è di Elvis Costello, di Aznavù, scusate. Va bene? Dopo qualche... Sì, ok. Scusa. Lei, lo specchio dove tornerai, dove ti riconoscerai, semplicemente come sei, uguale a lei. Lei, al viso che non scorderai, l'orgoglio di coraggio lei, come un tesoro loro dentro gli occhi suoi. Lei, l'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai, e mille cose che non sai, puoi insegnarti, sono lei. Lei, la tua ragione, il tuo perché, il centro del tuo vivere, la luce di un mattino che non perderai. Lei, lo specchio dove tornerai,
dove ti riconoscerai semplicemente come sei, uguale a lei. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai, e mille cose che non sai, che può insegnarti solo lei. Lei regala i suoi sorrisi senza mai, regala il mondo quando non ne ha, quando solo da lei libertà. Lei forse l'amore che non ha pietà, che ti arricchisce con la povertà, di un gesto semplice eternità. Lei la tua ragione potente, il centro del tuo vivere, la luce di un mattino che non perderai. Lei, lo specchio dove tornerai, dove ti riconoscerai, semplicemente come sei, esattamente come lei. Che esperienza, che esperienza cantare così dove non c'è l'emozione della gente, perché non la senti, no? Però io vi conosco, so che mi amate, quindi so perfettamente, tolgo il reverbero, so perfettamente che mi amate. Quindi io do subito la parola alla seconda artista fantastica, cantautrice, Vicky Iannacone. Ciao a tutti, ciao, è un piacere essere qui con voi. E voglio ringraziare Marina Morena e voglio ringraziare Iris TV per aver concesso questa splendida iniziativa, con l'augurio che presto possiamo tornare a cantare sui nostri palchi. E intanto sosteneteci, perché abbiamo bisogno del vostro calore per andare avanti e per continuare a far sì che il nostro lavoro sia anche la nostra più grande forza. Intanto oggi vi faccio ascoltare un brano, iniziamo con una cover, quest'anno un brano che ha vinto il Festival di Sanremo, dal titolo Fai rumore. Sai che cosa penso? Non dovrei pensare. Se ti penso sono un animo. Se mi pensi tu sei un'anima, forse questo temporale che mi porta da te, che lo so non dovrei farmi senza un ombrello anche se ho capito che per quanto fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui, non lo so se mi fa bene, se un rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale da me. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto in cui arrivare, senza le mie scarpe, forse le mie scarpe stanno bene dove andare, e mi ritrovo negli stessi posti, proprio a quei posti che dovrei minare, mi faccio finta di non ricordare, mi faccio finta di dimenticare. Ma capisco che
che fa ervare qui, e non lo so se mi fa bene, se tu muori mi conviene, fa ervare, sì, e non lo posso sopportare, sul silenzio è naturale, ma grazie mille, grazie, è stato un vero piacere e vi aspetto per il prossimo brano più tardi, che sarà un brano inedito, ovviamente essendo cantautrice, e il prossimo brano che farò sarà un mio brano. Intanto passo la parola ad una bellissima e splendida voce, una mia collega, che è Barbara Fiorino e ci canterà Se telefonando. Ciao. Ciao a tutti, ciao, grazie carissima, grazie cara Vicky. Io ho scelto questo pezzo, questo brano, innanzitutto grazie Marina, grazie Iris, grazie Luisa per questa opportunità, ma ho scelto apposta Se telefonando perché il telefono e questi mezzi di comunicazione, oggi come oggi, per noi sono importantissimi. Ci stanno dando la vita in questo momento, quella che voi naturalmente ci regalerete con il vostro sostegno, no? Vero? Quindi viva il telefono in questo momento che ci dà ogni cosa, anche le tristezze, se telefonando. Stupore della notte spalancata sul mare, ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani, l'improvviso sulle mie, è cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei amando, non ti darti del nostro amore appena nato è già finito. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei, ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito. Ok, hai riacceso? Ok, brava Barbara, facciamo così, un applauso. Grazie. Mi sono fatta riaccendere perché comunque voglio dare un tanto. Ci vediamo dopo per il secondo brano. Sì, ti rivediamo dopo. Ragazzi, scusate.
scusate, io voglio anticipare che comunque è la nostra prima esperienza, quindi sicuramente gli audi non sono sempre perfetti, perché con le linee poi è così, ma miglioreremo, saremo sempre meglio, ok? Quindi io andrei avanti con la nostra soprano, una delle nostre soprano, che è Larissa Iudina. La vediamo subito, dove sei Larissa? Eccola lì, apri pure il microfono a Larissa, che è lì. Non te lo apre, ecco, aperto, perfetto. Larissa, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Grazie a Marina Morena per questa splendida iniziativa, grazie alla Iris TV, grazie alla Luisa Bischetti, grazie a tutti voi di essere presenti qua. Sono veramente onoratissima e felicissima. Mi sentite bene? Perfetta, perfetta. Ho scelto il brano Mariù, dedicato all'amore, a tutte le donne, scritto nel 1932 da Ennio Neri e Andrea Bixio. Pensate che questa canzone esordì nel film Uomini che mascalzoni, è dedicata alla moglie di Andrea Bixio. Vita sei tu,
Bravissima! Grazie, grazie a tutti. E adesso, dopo di me, sentirete la bellissima voce di Zele Aggio, attrice, cantante e cantautrice, che canterà una canzone che si intitola Now C'è, spero di pronunciare bene, dal suo nuovo album appena pubblicato. Ciao a tutti, ben arrivati. Intanto vorrei ringraziare Marina, la Luisa, l'Iris TV, ringrazio tantissimo per questa bellissima opportunità, novità, insomma ci adattiamo un po' ai tempi che corrono. E noi vi invitiamo a cantare insieme a noi quando conoscete le canzoni, quando le note si perdono nelle linee, a stare sempre con noi comunque e sempre. Grazie di essere qui, di sostenerci. Ora vi canto Now C'è, che è un brano scritto da me, che invita tutti a lasciar crescere la nostra pace interiore. Ho scelto questa canzone perché ora più che mai abbiamo bisogno di concentrarci sulla nostra pace per poter superare questo momento. Bravissima Zelie! Allora presento io adesso la cantante che arriva, perché abbiamo un piccolo cambiamento, ok? Allora Patrizia Zanetti, grandissima cantante come tutte le altre, che sta
stasera ci infatterà con un bellissimo brano. Vai Patrizia, te lo puoi presentare da sola, ci sei? Eccomi, ciao, grazie. Eccola qua, grande. Grazie. Allora, scusate per l'audio, io sono a zero tecnica e quindi ce la metterò tutta però. Allora, un brano di Ed Sheeran che dedico al mio amore, perché è la nostra canzone. Ah, wow, viva l'amore! Ragazzi, intanto grazie a tutte. Allora, grazie Marina Morena per aver organizzato, grazie Elisa Bischetti per aver messo insieme questo team pazzesco, grazie Irina per la tua piattaforma e per tutti questi grandi cuori che abbiamo messo insieme di tutte queste artiste. Ragazzi, sosteneteci, tutto il nostro amore per voi e tutto il nostro amore per noi. Eccoci. Baci. Certo, e adesso ci sarà la bellissima voce
della bellissima Annalisa cantando con Sono come tu mi vuoi. Vai Annalisa! Grazie, ciao a tutte! Siamo quasi alla fine del primo tempo, avremo poi un ospite. Vai Anna! Scusate! Avremo un ospite tra un po' e adesso canta Annalisa cantando. Sono come tu mi vuoi, e ti amo come non ho amato. Io sono la sola che possa capire tutto quello che c'è da capire in te. Forse se tu facessi me, forse capiresti meglio te. Io sono la sola che tu possa amare, non lo vedi che sono a due passi da te. Sai quanto bene ti ho dato e non sai quanto amore sprecato, aspettando in silenzio che tu ti accorgessi di me. Era capire quello che già sai, che sono come tu mi vuoi, come tu mi vuoi. Vai, vai, tarantarapam. Vai, vai, tarantarapam. Io sono la sola che tu possa amare, non lo vedi che sono a due passi da te. Non sai quanto bene ti ho dato e non sai quanto amore sprecato, aspettando in silenzio che tu ti accorgessi di me. Per capire quello che già sai, che sono come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, come tu mi vuoi. Annalisa! Brava Annalisa! Insomma, una voce fantastica. Allora, questa diciamo è la pausa per la prossima cantante, che comunque è una persona che ha voluto partecipare. È un ospite, quindi mi ha chiesto gentilmente, e io anzi l'ho voluta proprio perché è un'artista internazionale, si chiama Raffaella Lee, è dalla Corea arriva, e da quando era piccolina che suona pianoforte, che canta alla Casa Verdi di Milano, ha studiato, è venuta in Italia, bravissima, eccezionale, e canta Casta Diva dalla Norma di Bellini. Vai! Oh, amore nostro,
Ciao a tutti. Veramente io sono emozionata perché è tanto tempo che ti seguo su Facebook e oggi ci siamo parlati e tu hai una vita che fai musica, quindi io vorrei una parolina, a parte l'audio stai zitto, non dire nulla, ma una parolina. No, intanto complimenti a tutti perché cantare così da soli è difficilissimo e credo che ci voglia molto coraggio, ma ho visto tutte donne, le donne il coraggio lo hanno a prescindere, quindi complimenti davvero, complimenti. Grazie, che dire, che vuoi sapere della musica che già non si sappia o che... Cose belle vedo su Facebook, hai fatto anche un bellissimo brano per questa cantante che purtroppo non c'è più. E io ti ho seguito perché io sono una che va di cuore tantissimo e quindi quando ho visto quello che postavi di questa cantante che
ormai non c'è più, ma tu gli hai fatto questa canzone ed è molto bella, tra l'altro, Azzurra si chiama, giusto? Io sì, Azzurra Lorenzini. Beh, guarda, questo è uno, è una delle cose belle della musica. Magari lavori molto spesso con persone importanti, che ne so, con Alexia, parlando di lirica con Katia Ricciarelli ultimamente, ma la soddisfazione poi che ti danno i ragazzi, che ti danno i giovani, difficilmente è una sensazione diversa, intanto perché comunque insegni loro qualcosa, e questo secondo me è fondamentale, in un mondo dove oggi tutti si tengono tutto per sé e nessuno insegna nulla. Credo invece sia fondamentale, specialmente in un momento come questo, trasmettere qualcosa che possa far crescere i ragazzi. Sì, la storia di Azzurra è stata una storia bellissima, bellissima, lo è ancora, anzi forse ancora di più, perché Azzurra era una mia allieva di Castrocaro. Io per 7 anni, insieme al gruppo della 9 Eventi, mi sono occupato del festival di Castrocaro, ed era una mia allieva di Castrocaro, e dopo 5-6 anni che fece un corso con me, perché io a Castrocaro mi occupavo sia della direzione artistica che di della parte appunto della scuola, in realtà, e della didattica, dunque, e fu una mia allieva. La rincontrai dopo 4-5 anni proprio su Facebook, insomma, stava male questa ragazza, e così dissi: Azzurra, guarda, io scriverò una canzone per te, farò una canzone per te, e così è nato Letto 23, insomma. E questo è il bello della musica. Il bello della musica è quando può aiutare qualcuno, come state facendo voi in questo momento. State aiutando molte persone, e questo è fondamentale, perché è vero, è un momento triste per la musica questo, un momento triste perché qui viene fuori davvero, no? Quello che non è riconosciuto agli artisti oggi come oggi. Ma credo che, mi sento di dire, che quando si prendono certe iniziative non c'è, a prescindere poi i motivi di vita, chiaramente, questo è ovvio, no? Ma non ci sta qualcosa che può ripagare oltre, secondo me. Ed è il motivo forse per cui noi tutti facciamo musica, a prescindere poi, ripeto, dalle esigenze di vita che abbiamo noi tutti, e perché questo è fuori in ogni discussione. Ci stiamo dando da fare anche a livello di SIAE, a livello di MAI, a livello di molti organi, ci stiamo dando da fare, perché magari ascoltano anche le voci di chi vuole fare arte, di chi vuole fare musica. È un momento veramente difficile, lo capiamo tutti, è un momento difficile per tutti, anche per noi, e questo è fuori da ogni dubbio, ogni discussione. Siamo tutte spaventate, ma non ci arrendiamo. Siamo tutte spaventate, ma io per prima non mi arrendo mai, assolutamente, anche se il futuro per noi artisti in questo momento, come dici te, è abbastanza annebbiato, non capiamo bene, però penso che si possa comunque condividere online, trovare sempre il modo migliore per ovviamente esibirsi, perché questa è la nostra prima esibizione, miglioreremo sicuramente. Ma assolutamente sì, noi abbiamo bisogno di dare, questo è proprio innato nell'artista, e quindi abbiamo bisogno di dare, perché dobbiamo raccontare la nostra storia, la nostra vita, la storia, le vite di altre persone. Oggi sto facendo dei corsi proprio per i ragazzi, e non solo, veramente. Una volta a settimana, proprio insegnando loro cos'è una canzone, perché molto spesso cantiamo e non ci siamo mai fatti una domanda ben precisa: cos'è una canzone e cosa deve essere una canzone per essere chiamata tale, partendo proprio dall'inizio. Quindi non so, è come dire che un falegname non conosce i tipi di legno o il legno,
per lui va bene tutto, quindi farà dei bellissimi prodotti IKEA, tutti fatti in serie, ma non farà mai l'opera d'arte. Quindi se non partiamo dall'inizio, se i ragazzi non partono dall'inizio, perché oggi i ragazzi quello che vedono è la televisione, sono i format, e quindi loro pensano che basta arrivare lì. No, purtroppo non è così. La canzone ha bisogno, per essere definita opera d'arte, chiaramente, perché è un'opera d'arte che racconta il nostro tempo e resta nel tempo. Questo deve essere la canzone, altrimenti abbiamo fatto un bel Raffaello, ma oggi fare un bel Raffaello che è stato già fatto diventa una bellissima cover anche in pittura, ma non riguarda i nostri tempi sicuramente e non racconta nulla di nuovo. Abbiamo bisogno di ragazzi che sappiano cos'è una canzone e che sappiano come esprimersi oggi. E purtroppo quando io chiedo ai ragazzi scusa che cos'è una canzone, mi guardano come un astronauta, come se fossi una persona che sta facendo una domanda stupida. In realtà non è così. Vogliono cantare, ma io dico sempre loro: guardate ragazzi, se voi non conoscete veramente la canzone, non potrete conoscere mai voi stessi, farete sempre delle cover, farete sempre o imiterete sempre qualcun altro o sarete sempre influenzati da qualcun altro, ma difficilmente conoscerete voi stessi. E a volte la tecnica è importantissima, bisogna studiarla assolutamente, ma la cosa più importante è la personalità, e se non conosci la canzone, la tua personalità non la puoi tirar fuori. I dischi più venduti in Italia, d'altra parte, non sono fatti da cantanti chissà quanto intonati, cioè, voglio dire, però sono cantanti che hanno una grandissima personalità, e questo va oltretutto. E questo con i tempi, perché anche in America Bob Dylan, cioè, voglio dire, non era gente, e non è gente intonatissima, ma è gente che ha venduto tantissimi dischi perché aveva una grossissima personalità e soprattutto sapeva raccontare la canzone. E carisma anche. Grazie Gianni, veramente il tuo intervento è stato prezioso, poi ti si sente benissimo. Veramente verremo da te a fare tutte le dirette. No, guardate, basta, ecco, questo è un consiglio: basta che avete una scheda audio. Se avete una scheda audio inserita sul vostro computer, diventa tutto più facile e si sente tutto molto meglio. Terremo conto dei tuoi consigli e ti chiamerò, così mi dirai in privato cosa c'è bisogno. Grazie, veramente. E presto collaboreremo con te, vero? Giusto? Assolutamente. Io colgo l'occasione. Colgo l'occasione per salutare tutti e rinnovare i miei auguri per questo, spero, ultimo periodo che ci terrà ancora un po' fermi. E tanto in bocca al lupo a tutti. Grazie Gianni, grazie di cuore, grazie. Bene, io sono felicissima per tutte queste persone fantastiche. Allora, adesso ci sarebbe una seconda parte un pochino più movimentata, internazionale. Quindi io andrei velocemente, una dietro l'altra. Iniziamo con Barbara Fiorino, che ci canta l'inno all'amore. Di nuovo, volevo solo dire questo. Ho scelto questo pezzo perché in questo momento abbiamo tutti bisogno di stare volume, molto, Barbara. Molto vicini. Sì? Volume, un po' di volume. La allora, voce. Ho scelto questo pezzo perché abbiamo tutti bisogno di essere vicini in questo momento, ma soprattutto lo volevo dedicare a tutte le mamme, perché domani è la festa della mamma. Auguri a tutte le mamme, un grande inno all'amore per tutti. Le sienne sono queste cune e la terra ne vien s'affondre e m'emporte si tu m'aimes car à moi tu m'aurais aussi quand l'amour inondera mes matins. Mon corps
jusqu'au bout du monde, je me ferai tendre blonde. Si tu me le demandais, j'aurais décroché la lune, je ne volerais la fortune. Si tu me le demandais, j'irais loin de ma patrie, je renierais mes amis. Si tu me le demandais, oh, bien, moi, je ferais n'importe quoi. Si tu me le demandais, si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, toi, sois loin de moi. Mais m'importe le problème, car moi, je nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes. Mon amour, moi, tu conserves. Barbara, presentala tu, vai, presenta tu la prossima, che è Zeglie, la nostra, ok, non ti va più, ok, scusa, mi senti? Ok, Zeglie Agio, che canta Patta Patta, vado io, vabbè, c'è stato un piccolo problema. Zeglie, dove sei? Bellissima, Zeglie, dove sei? Ah, ecco. Ecco, Patta Patta, da Miriam Makeba, per voi è una canzone, l'inno alla gioia, alla danza, al party, quindi su. Vai, brava. Movimento! Oh, yeah, mama, pata, pata, Patra, 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 patra
vuoi muovermi tutti quanti su pata pata per voi, yeah! Come on! Come on! Saturday, 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 perché parla d'amore, parla di come i bimbi, come posso dire, il modo in cui hanno i bimbi di vedere il mondo, e specialmente in questo periodo, con questo virus, vedere le cose che scrivono i bambini su tutti i nostri social, così, e come hanno preso questa cosa quasi come un gioco, con una serenità grande. Allora ho pensato che questo brano potesse essere l'ideale per oggi, insomma. Grazie Annalisa, vai pure. Teach them well and let them lead their way.
sciolgo non vive con sé, si sai che per il senso to make it easier, let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I didn't believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because they are love is happening to me. I found the place. Love inside of me. The greatest love of all. It's easy to achieve. Running to love yourself. It is the greatest love. Every fortune is that special grace that you can lead it on, lead you to the loneliness on yours to live in love. Bravissima, fantastica, fantastica, nonostante hai sei un po' stanchina di voce, ma l'hai fatta benissimo, brava, veramente brava, è un pezzo pazzesco questo, veramente, brava. Grazie. Vuoi presentare tu la prossima, amore? Che gioia, perché ci stiamo, diciamo, intercambiando le presentazioni. Tocca ora alla fantastica Patrizia Zanetti, che canterà Try, e le do un bacio perché so che comunque ha attraversato un periodo molto pesante col coronavirus, per cui e bacio a tutti, grazie, ciao. Ciao, ciao. Sì, mi hanno incoronata quest'anno. Ma ne sei uscita, amore, è stata tristissima, niente, è andata, grazie a Dio. No, io volevo precisare, ragazzi, tanto grazie Annalisa, che queste artiste che noi stiamo ascoltando, io la maggior parte di loro le conosco dal vivo e sono, cioè, le sentite così brave, sono 100.000 volte più brave, hanno delle voci pazzesche che purtroppo su questa, con questo audio non rendono quello che in realtà sono. Quindi chiediamo venia, però siamo qui per voi con tutto il nostro affetto, con tutto il nostro amore, con il grande lavoro sempre di Marina, di Luisa e di Rina, e il nostro, e vai. Ed è il mio tecnico qua, Emanuele. Sì. Adesso parte, eh? Lui è un po' lento, come me. Strange, strangers out here. Wherever they go from here. When they stop. I believe that way. Oh, that's beautiful. And we should be together, baby. But we are not. I play it up, but I'm dreaming of you. I keep my cool, but I'm feeling. And I try to say goodbye, but I choke. I try to walk away and I stumble. Who will try to hide it? Yes, there. My work whimpers when you are not here. Goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Who will try to hide it? Yes, there. My work whimpers when you are not near. I may appear to be free, but I'm just a prisoner.
I must walk right and smile when you leave me. From my son to just have fun. Just have fun. Hey! I play it up and I'm dreaming of you. I keep my cool, but I beat it and I try to say goodbye and I try. Try to walk away and I stumble, though we try to hide it. Yes, my work when most special I need goodbye and I show. I try to walk away and I stumble, though we try to hide it. Yes, my work when most special I need baby. Here is my affection. When I be your possession, boy, I need your touch. Love kisses and sighs. Though I'm on a try, but then it's dark in the night. The night. I'll play it up and I'm dreaming of you. I keep my cool, but I and I try to say goodbye, and I so baby try to walk away, but I stumble, though we try to hide it. Yes, baby, my work where was good, why not the goodbye, and I show. I try to walk away, and I stumble, though we try to hide it. Yes, baby, my work where was good, why not the goodbye, and I show. Try to walk away and I stumble, though try to hide it. Yes, my work was when you are not here. Love and I show. I try to walk away and I stumble, though try to hide it. Yes, my work was when you are not here. C'è il mio cane che canta insieme a me. Da dietro, che sta cantando con me, visto l'ansia, anzi, è più bravo di me. Bravo! Allora, grazie ragazzi, spero che l'audio sia stato abbastanza ok. E io adesso voglio presentare con Cosa non ti torna la nostra fantastica Vicky con la sua chitarra. Vai Vicky! Grazie a tutti, alla prossima, baci! Ciao, ciao, di nuovo eccoci. Come vi avevo accennato prima, essendo una cantautrice, adesso volevo farvi ascoltare qualcosa di mio. In questi giorni di quarantena ho avuto un'ispirazione, no? Perché per un cantautore è importante anche questo, magari prendere spunto non solo, purtroppo a volte non solo dalle cose positive, ma anche da quelle negative. Però diciamo che abbiamo tirato fuori un pezzo e quindi guardiamo il lato positivo delle cose. Questo brano per voi, ve lo dedico, Cosa non ti torna, fai la differenza. Io sono qui, canta insieme a me, aspetteremo che domani arriverà il sole che ti riscalderà, portandoti a quest'area che non fa. La mia città nel silenzio c'è, è vero e strano, ma che ti parezza fa. Prendiamo un po' la serenità che la frenetica ci porta a dire, ma dimmi cosa non ti torna, cosa non ti torna, resta dentro casa, aiutiamoci a vicenda, fai la differenza, fai la differenza, vivi ogni giorno con l'amore per il mondo, e cosa non ti torna, cosa non ti torna, resta dentro casa, aiutiamoci a vicenda, fai la differenza, fai la differenza, vivi ogni giorno con l'amore per il mondo, il sole era. La musica ti riunirà alle 18 dai balconi di te. Il bello è viversi così, perché uguali siamo tutti fragili. Momenti che segneranno noi, con un bagaglio che ci porteremo poi. La vita dà e toglie quando può, ma forse fa riflettere anche un po'. Ma dimmi cosa non ti torna, cosa non ti torna,
la vicenda, fai la differenza, fai la differenza, vivi ogni giorno con l'amore per il mondo e donna non ti torna, forza non ti torna, testa dentro casa, aiutiamoci a vicenda, fai la differenza, fai la differenza, vivi ogni giorno con l'amore per il mondo, domani arriverà il sole. Cosa non ti torna? Perché cosa non ti torna? Resta dentro casa, aiutiamoci a vicenda e fai la differenza, fai la differenza. Vivi ogni giorno con l'amore per il mondo e cosa non ti torna? Cosa non ti torna? Resta dentro casa, aiutiamoci a vicenda, fai la differenza, fai la differenza. Vivi ogni giorno con l'amore per il mondo domani. Il sole tornerà, domani arriverà, e il sole splenderà. Grazie mille, questo brano è per voi. Ve lo dedico e si chiama appunto Cosa non ti torna. Adesso vi lascio alla splendida voce di Marina Morena con un brano della grande Amy Winehouse, Black to Black. Grazie tesoro, è bellissimo il tuo brano, è fantastico. Grazie, grazie mille. Prego tesoro. Grazie a tutti. Anche l'introduzione. Se potete ballare, magari con le mani su tutti. Yeah, vai, basta! Le parole non ci sono. It's not time to the rain. Can you be away? We answer all the things. Me and my eyes am a different girl. Oh, that's my God. You went back to what you knew. So far removed, but all of we will prove. I to the driver train, my eyes stay, and I go there to blame. Everybody stay with me. We all have said goodbye this world. I got all the time. You go up back to air. I go back to you. I go back to I love you much. It's not enough. Your love, love, and I love it's like a pipe. I'm trying to tell him, baby, rolling down the wall inside. It's yummy. We all have said goodbye this world. I don't know the time. You go back to where I go back. We all say goodbye this world. I got a lot of time. You go back to your air. I go back to. Love. Love. Love.
Bene ragazzi, ho voluto prendere anche Amy Winehouse nel mio repertorio, a parte che è uno dei miei cavalli di battaglia, perché io amo Amy. Amy è anima, è soul, è cuore, tutto insieme. Va bene, siamo giunti al termine. L'ultima cantante che abbiamo stasera, che ci fa una canzone che proprio rappresenta l'Italia veramente nel mondo, ed è Larissa Iudina con Oh, sole mio, e dovete cantare tutti! Ciao carissimi, sei stata spettacolare Marina, complimenti davvero. E adesso voglio dirvi che questa canzone ha più di 120 anni, è stata scritta nel 1898, pensate un po' che collegamento, è stata scritta in Russia, a Odessa, quando Edoardo Capo era con il papà, che era violinista di orchestra italiana, in tournée. E quindi io la voglio dedicare a tutti questi meravigliosi cantanti che hanno scaldato le serate milanesi e che le scalderanno ancora con le sue splendide voci. E voce, un strumento che parte dal cuore per Milano, per l'Italia. O sole mio. Thank you.
Un abbraccione a tutti. Bravissima Larissa, brava, bravissima. Allora io abbiamo terminato il nostro bellissimo concerto, farei dire due parole alla Luisa che è l'organizzatrice insieme a me del gruppo DAS e l'Irina, e poi aprirei il microfono a tutti per salutare, ok? Quindi intanto adesso apriamo all'Irina e alla Luisa che le fanno i loro ringraziamenti, se ci sono ancora, penso di sì, l'Irina specialmente. Irina, ci sei? Irina? Scusate se io ho sempre la testa così perché ho lo schermo di là abituato, adesso me l'ha messo anche sono io se volete. Vai Irina, vai grande, vai. Insomma, volevo dire che mi avete emozionato tantissimo, ci avete messo tanto cuore e io sono stra felice. Bravo, bravo, bravo. Irina, vai Irina di qualcosa. Concludere questo concerto per trasmettere questa informazione che non l'ho detto io ma l'ha detto Oscar Wilde e io direi di concludere così: possiamo raggiungere la perfezione per mezzo dell'arte e soltanto con l'arte, l'arte e nient'altro che l'arte può offrirci un rifugio contro i sorditi pericoli dell'esistenza. E con questo veramente ringrazio a tutti, a voi le cantanti, ma in primis perché ha ideato questo progetto, a Luisa, a Giosquillo che ci ha sostenuto, uno dei nostri invitati speciali, a tutte le artiste d'Assa allo specchio che hanno partecipato oggi e al nostro pubblico evidentemente. E non scordatevi, non fate morire. E sono rimasti tra l'altro fino adesso. Io direi di ringraziare tutte le artiste, da Annalisa Cantando, Barbara Fiorino, Vicky Iannacone, Patrizia Zanetti, Zelia Agio, qualcuna? No, le ho tutte? Tutte? Qualcuno? Per strada? Bene. Irina, evviva il Mappamondo! Parlate pure, vi abbiamo aperto ragazze, anche le altre persone. Io volevo solo ringraziare anche tutti quelli che ci hanno sostenuto e dire continuiamo questa cosa e ve la dico così: lasciateci cantare con la chitarra in mano, lasciateci cantare. Per tutti noi artisti, ciao, grazie! Ciao, grazie! Ciao ragazze! Ciao ragazze, grazie a tutti! Grazie! Ciao, e viva il